sei la mia eredità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Il quartiere Chiesa accoglie la croce ed è veramente un grande momento di grazia, un momento per tutti i quartieri, sta diventando un momento di grazia. Ora tocca al quartiere Chiesa, e anticipando la messa domenicale, perché domani Gesù ci chiede di fare una sosta, venite a riposarvi un po', dopo tanta strada, dopo tanto cammino, andiamo a riposarci un po' per meditare e riflettere. Ed ecco che viviamo la celebrazione domenicale, come gli ebrei. Gli ebrei a quest'ora tutti danzano e cantano la gioia dello Shabbat, lo chiamano il sabato. Per noi cristiani è l'aurora del giorno nuovo, giorno che non ha tramonto, che è la Pasqua di Cristo. Tanti momenti per ringraziare. Gioiamo anche con questo quartiere per un abitante in più, no? Ecco, e auguri ancora a Pina, ma a Giuseppe, a tutti gli altri, per Elisabetta che riempie ancora questo quartiere. La ricordiamo questa sera, ma per tanti doni. Lodiamo, benediciamo il Signore. Avremo questa croce una settimana con noi. Certo, il quartiere di San Marco Basso un po' è triste, gli mancherà, vero, la zia Nina? Però è un po' ciascuno, nel senso di dire è bello. Io sto vedendo, dice, ma ci manca una croce, cioè ci può mancare mai la croce? E invece sì, questa è la bellezza di questa croce di Gesù, che è dolce come il miele. È dolce perché dentro ci sta la salvezza. Allora lodiamo il Signore, benediciamolo e a Lui cantiamo in questa domenica della sua resurrezione. Lazzaro è morto, ma tutti siamo morti con lui. Si parla di crisi, ma ad essere in crisi è il nostro cuore. Si condanna un Dio perché non è come quando lo vorremmo noi. Lontano da noi quella logica.